Se saldate ad elettrodo, vi sarete prima o poi chiesti: è meglio l'elettrodo rutile o è meglio l'elettrodo basico? Oggi cerchiamo di rispondere a questa domanda e di sfatare qualche mito. Seguiteci fino alla fine e non prendete appunti, perché in basso in descrizione troverete tutto quello che vi serve. L'elettrodo rutile e l'elettrodo basico sono due elettrodi che si usano entrambi per saldare l'acciaio al carbonio, comunemente detto ferro. La differenza tra i due sta nel rivestimento, ma oggi non ci soffermiamo sulle caratteristiche chimiche, ma sulla pratica, su quando si usa uno e quando si usa l'altro. L'elettrodo rutile è un elettrodo più facile da usare, ma la cui saldatura ha delle caratteristiche meccaniche inferiori. L'elettrodo basico, invece, è un elettrodo più difficile da saldare. Innesco, scorrimento e reinnesco sono tutte e tre cose più complesse da fare con l'elettrodo basico, ma la saldatura fatta con l'elettrodo basico ha delle caratteristiche meccaniche superiori. Non solo, l'elettrodo basico, avendo una scoria che solidifica molto in fretta, può saldare in tutte le posizioni, compreso la verticale discendente. In più, con l'elettrodo basico potrete saldare anche acciai leggermente dissimili. A questo punto molti dicono: imparate a utilizzare l'elettrodo basico come fanno i professionisti e non dovrete più utilizzare l'elettrodo rutile, utilizzerete il basico per fare tutto. Questo è falso, prima di tutto perché il professionista non utilizza solo il basico, il professionista utilizza l'elettrodo che serve in base alle diverse situazioni. Ma usare sempre l'elettrodo basico comporta una serie di inconvenienti. Il primo è che, essendo più difficile da saldare, non è detto che la saldatura, se non siete professionisti, vi venga bene come l'elettrodo rutile. Ora, le caratteristiche meccaniche sono valide se la saldatura è fatta a regola d'arte, ma se la saldatura non è ben fatta, possiamo stare certi che una saldatura fatta bene con un elettrodo rutile terrà sicuramente di più di una saldatura fatta male con un elettrodo basico. In più, l'estetica della saldatura sarà sicuramente migliore con l'elettrodo rutile che non con l'elettrodo basico. Ora, se fate lavori di carpentiere pesante, chiaramente l'estetica passa in secondo piano rispetto alla caratteristica meccanica. Ma se fate lavori di carpenteria medio leggera, come può essere un tavolino, una porta, un serramento, della resa estetica e della saldatura vi interessa come. Ecco perché noi vi consigliamo, per lavori di carpenteria medio leggera, l'elettrodo rutile. Saldate meglio, fate saldature più belle e tra l'altro spendete anche meno. Per lavori di carpenteria medio pesante, elettrodo basico, che ci dà le migliori caratteristiche meccaniche. Esiste poi un'alternativa sia al rutile che al basico, che è l'elettrodo doppio rivestimento, che ha un rivestimento rutile ed un rivestimento basico. Il vantaggio è che ha delle caratteristiche di scorrevolezza simili al rutile e delle caratteristiche meccaniche della saldatura molto vicine al basico. Sostanzialmente è un elettrodo che scorre come il rutile e salda come il basico. Oltretutto è molto utile nei casi in cui saldate del ferro sporco e rugginoso, perché con l'elettrodo doppio rivestimento avrete molte meno difficoltà. Bene, per oggi è tutto, qualità e quantità.